Non so se vi è mai capitato di incontrare per la strada qualche vecchio amico, no? Abbracci, effusioni manate sulle spalle e poi inevitabilmente l'invito a seguirvi a casa dove volete dimostrargli che regnano sovrane la calma, la quiete e la tranquillità. Vieni, avanti, prego. Scusa Franco, ma sei veramente sicuro che tua moglie non dirà niente? No? Ma, dico, ma vuoi scherzare? Ma figurati, sarà felicissima, non faccio altro che parlarle di te da anni. Sì, lo so, ma presentarsi così all'ora di pranzo, senza neanche avvisarla, mi pare. Ma Gianni. Dimmi. Ma dico, tu lo sai io quanto sono felice, mi basta anche un'ora che tu stia qui con noi. Mia moglie sarà contentissima, vedrai, te lo garantisco io. Speriamo bene. Se io fossi... Avessi avuto, guarda, il minimo sospetto che sì. Tu potevi essere così un ospite indiscreto, non ti avrei invitato. Stai qui, allora accomodati un momentino che la vado a chiamare. Un garbo, ma però sì, ecco, non... Stai tranquillo. Grazie. Ciao, tesoro. Ciao, amore, un bacino. Ma che fai con tutta sta roba in testa? Ah, scusami, caro, ma ho dovuto dare la cera ai pavimenti e non ho potuto in tempo a pettinarmi. Accidentaccio, però! Vabbè, non ti preoccupare, tutto pronto, fra 5 minuti si va in tavola, no? No, io dicevo accidentaccio. Ma... senti, vatti a pettinare subito, dai, muoviti via. Ma io non ti capisco, sembra che tu non mi abbia mai visto così. Ma io sì, ma lui no. Lui... Ti ricordi quel mio amico Gianni, quello di cui ti parlavo sempre, quello che abbiamo fatto i militari insieme? Ah, quello che dice che è tanto buono, tanto gentile. Beh, l'ho incontrato stamattina, pensa, erano 4 anni che non lo vedevo e... E sta di là, l'ho invitato a pranzo. E cosa gli do da mangiare? E poi così io non mi presento. No, ma scusa, non c'è almeno una bistecca, qualche cosa? No, ce ne sono solo due, una per me e una per te, ecco. E così non mi presento di là. Vabbè, ma cosa vuoi che gliene importi a quello? A lui non gliene importa, a me sì. Ma sei bella lo stesso, dai, su. E poi tu ti devi levare il vizio di invitare la gente così all'improvviso senza avvertirmi. Vabbè, ci arrangeremo. Dai, vieni che te lo presento. No, ecco. Ma che figura ci faccio? Digli che non sono in casa e che mangio fuori. Glielo posso dire, scusa, lui ha sentito che c'era qualcuno qui in cucina, ho detto no? Che io così non mi presento, ci vuole perlomeno un'ora a mettermi a posto. Quello deve mangiare subito, poi parte. Digli che non ci sono. Non posso, t'ho detto che si sentiva che c'era qualcuno che trafficava qui in cucina. Digli che era la cameriera. Sì, adesso gli dico che è la cameriera, poi... E poi però servirvi, così almeno basteranno che le bistecche. Che nervi! Per favore, fai come dico io, vai, e non invitare più nessuno senza avvertirmi, perché guarda poi in condizioni sono. Vai, muoviti, che nervoso che mi viene. Oh, perbacco, ce l'hai messo del tempo. E allora com'è? Sei arrabbiata? Senti, no. Guarda, io me ne vado, così non... Ma stai scherzando, ma figura... Ma neanche sei arrabbiata. Mia moglie non c'è perché... è andata dal parrucchiere, sai come sono fatte le donne, sì, no? Sì, quindi farà molto tardi, c'è solo la donna servizio. Non fa niente, vuol dire che l'aspetteremo. No, che aspettiamo? Anzi, io invece pensavo che... mangiamo noi due, tanto mia moglie chissà che ora verrà. Dai, come ai vecchi tempi, no. No, Franco, di la verità, tu hai paura che tua moglie si rimproveri per avermi invitata a pranzo. Ma cosa credi? Accomodati. Grazie. Ma cosa dico, credi? Che mia moglie sia un drago volante, chiaro mio, l'ho messa sotto, sai? Qui in casa la comando a bacchetta. Cosa fai tu? Io niente. Scusa, quella sarebbe la cameriera? Sì, la cameriera. E ti dà del tu? Beh, ma sai, noi siamo una famiglia di democratici. Così. Mi fa piacere, sai, di averti qui con noi. Vedrai che bel mangiarino che ha preparato la cameriera. No, però, mica male. Beh, la cameriera, carina, appetitosa. Guarda che se quella la aggiusti un po', diventa un tipino di quelli che... Ma non fare il cretino, ma come ti permetti? Ma fammi il piacere, ma dove... Calma, non c'è mica bisogno che ti riscaldi tanto. Poi dico, ti sei dimenticato sotto le armi quando cambiavi fidanzata tutti i giorni.
sotto le armi lui? Ah, che abbiamo finanziato ogni giorno, bravo! Ai! Ai! Cosa fai? Mi tiri in calcio adesso! Io, ma chi ti ha tirato in calcio? Ma te lo stai inventando! E allora, signor Gianni, quando eravate sotto le armi, cosa faceva lui se fidanzava ogni giorno? Scusa, ma cosa te ne importa a te? Te, tu lo dai a tua sorella, tanto che te, va bene? Ma come? Come non posso dare del tuo alla cameriera? Lei lo dà a te? Va bene, te le dai a lei, va bene, glielo do io. E tu non cambiare tanto discorso perché ti fa comodo in questo momento. Senti, fammi la cortesia, va di là e porta l'insalata. Ecco, l'insalata, io poi cosa mangio? Ma come? Ma poveretta, le date da mangiare soltanto insalata? Bei democratici, bravo, bravo. Ma figurati se è vero, non è. Dopo andiamo a mangiare al ristorante. Al ristorante con la cameriera? Bene, ecco perché non ti riesce mai ad essere fedele. E lo sapevo, non... Ai, ai, ma perché mi tiri ancora i calci? Ti ha dato i calci, ti stai sognando tu. No. Forse perché a lui non sta bene che il signor Gianni dica delle cose. Ma no, sta dicendo quello che sta dicendo, se lo sta inventando tu. Cosa io mi invento? Ma cosa, mi vorresti dare del bugiardo? Sì, sei un po' bugiardo. Ma cosa, figurati, cosa me ne importa di dire la verità di fronte a questa sguattera. Sguattera sarà sua moglie, va bene? Tanto per pensare. No, e tu bisogna che moderi i termini verso il personale di servizio, hai capito? Ti devi calmare. Senti, ma sai che cosa ti dico? Che a me mi sembra di essere capitato in una gabbia di matti. No, Gianni, ti prego, no. No, io se volete me ne vado. No, lei rimane. E io me ne vado. Rimane. Rimango. Devi soltanto stare con quella boccaccia chiusa. No, invece lui la bocca la apre perché lei deve parlare, perché io devo sapere, perché poi dopo devo riferire alla signora. Ma le mani d'acciaio. Scusami. Figuriamoci, se così è la cameriera, immaginiamo la padrona. Non me ne parlare perché una ne fa e cento ne pena. Mi chiedi calcio anche lei adesso. Scusi, lei non c'entra, era destinato a lui. Sì, vabbè, allora vuol dire che le gambe le terrò così, va bene? Tu mi fai la cortesia, vai di là. Io devo sapere per riferire alla signora. No, tu vai di là, mi fai la cortesia di andare. Non vado di là. Tu te ne vai. Non vado di là. E no, se c'è uno che se ne vuole andare da questa casa, questo sono io e me ne vado, ciao, caro. No, mi sorrego, Gianni, no, me ne vado, no. Come no? Ma io posso fare quello che voglio! Ma è il modo di no! Lasciami andare! Non è soltanto! Cerca di capire, è stato un malinteso! Che c'è? No, proprio qui in casa! Il vizio mi trovi, come ne vado! No, me ne vado! E guardami, addoloro di non aver conosciuto tua moglie! Ma il mascalzone che ha sposato! Ma il frantovagliolo! Vieni, Gianni, ti prego! Foglia, vieni di qua! No! Ti dico, vieni di qua! No! Sono 8 settimane e me ne hai fatte passare di tutti i colori! Non ne posso più, chiaro! Vieni di qua! Non mi far venire di là perché sennò combino un macello! Mi hai chiamato? Ma allora lo vedi che lo potevi fare? Ma amore, è l'ultima puntata, vuoi lasciare questo brutto ricordo? Sei riuscito a mettermi nel sacco anche questa volta!